ragazzi, e bentornati ad un nuovo video. Dunque, allora sono appena tornata da Francoforte, dove ho fatto un po' di shopping. Ma tra tutto lo shopping che ho fatto, in particolare sono andata in un negozio di cibo americano. E siccome ho visto che questa rubrica di far vedere ciò che si acquista, la spesa, eccetera, il famoso video svuota la spesa, ci piace e vi piace tanto, ho deciso di realizzarlo anche io, però in questo caso è uno svuota la spesa americano. E quindi in cosa consiste? In realtà io, vivendo in Germania, ho scoperto questo negozio che c'è all'interno di un centro commerciale a Francoforte, dove praticamente è un negozio americano, dove potete trovare un po' di tutto, ecco. Non esageriamo, non c'è tantissimo, però le piccole cose, famosi semi americane, che io personalmente, adorando l'America, gli Stati Uniti, non posso non andare lì, quindi spesso ci vado. E in questo caso ho fatto una spesa di principalmente dolciumi e bevande particolari che qui in Germania e comunque in Europa non si dovrebbero trovare, perché sono proprio prodotti da importazione che arrivano direttamente dagli Stati Uniti. Quindi, essendo comunque prodotti che arrivano dagli Stati Uniti, costano anche un pochino. Quindi, per quello che ho acquistato, che non è neanche tantissimo, ho speso andiamo a vedere esattamente questa busta che è anche un po' pesante. Allora, ho speso 48,40 euro per tutto quello che ho acquistato, che ora vi farò vedere. E niente, allora sono andata principalmente perché speravo di trovare i primi prodotti, alimenti, cioccolatini, un po' di tutto, dolciumi in particolare, in tema Halloween, visto che l'America fa queste cose pazzesche che io vedo nei video di altre ragazze e impazzisco perché le voglio tantissimo, però purtroppo non ho trovato nulla, forse perché è ancora presto, anche se in realtà in America ci sono già queste cose in vendita. E qui lo stesso per quanto vale in Germania, nei negozi di oggettistica, di casa, le cose di Halloween già si trovano. Comunque, addirittura a settembre ci saranno già i prodotti natalizi. Però non ho trovato niente, non so se magari li porteranno in seguito o se non li porteranno proprio per niente, non lo so. Comunque, visto che c'ero, ho comprato qualcosina e ve lo voglio mostrare. Spero che vi piaccia questo video. Allora, iniziamo subito. Direi di spostare questa busta qui e vi mostro subito quello che ho preso. Allora, prima di tutto ho acquistato i famosi Twinkies. Non so chi li conosce, se li conoscete o no, ma sono un must negli Stati Uniti. Sono proprio dei dolcetti un po' come le nostre merendine, che potrebbero somigliare, non so, a dei plum cake, forse dei plum cake, ma allora in realtà i prodotti americani non sono tutto cioè, sono molto molto dolci, molto chimici. Io li definisco un po' così. Non è che sono come i nostri prodotti italiani che sono buoni, ma sono anche sono gustosi, ma in qualche modo leggeri. Questi secondo me sono proprio bombe. Però questi in particolare li avevo già acquistati e io e il mio ragazzo ne andiamo proprio matti. Sono buonissimi, secondo me, e poi sono famosissimi in America. Sono proprio una cosa, proprio must proprio. Infatti anche nei famosi film, telefilm, si vedono sempre magari gli attori che si mangiano, e quindi li volevo assolutamente. Questa è un pacco da 10, praticamente allora sono delle tortine con all'interno una crema, ma la crema sa di panna, pannosa, molto stile marshmallow, ma sono veramente buoni. E questa confezione da 10 l'ho pagata 8,90 euro, quindi 10 merendine 8,90 euro. Cioè, vabbè, non parliamone, però è normale, è un prodotto di importazione, comunque è normale che costi così, però sono buonissimi e dai, vabbè, li compriamo. Poi, sempre di questa marca, che è la marca Hostess. Sì.
oltre ai Twinkies, vabbè, ci sono questi che sono i classici, poi ci sono al cioccolato, alla banana, a vari gusti, e poi ci sono anche altri tipi di merendine, di altri tipi, di altre forme, e ci sono anche i cupcake, che in particolare c'era sia la scatola, però non mi sembrava il caso di comprare un'altra scatola da praticamente 9 euro, quindi c'erano sfusi, ne ho preso due per provarli, e sono praticamente questi, che sarebbero i birthday cupcake, praticamente i cupcake del compleanno, proprio tipici americani, questo si è pure un po' schiacciato, praticamente all'interno ci sono anche le codettine colorate, deduco che siano delle bombe, anche queste, sempre, però li volevo troppo prendere perché sono veramente carini, troppo carini, quindi due giusto per provarli, e questi, se non sbaglio, uno 1,50 euro. Poi andiamo avanti. Allora, sempre visto dalle ragazze che fanno dei video americani dove mostrano un po' la loro night routine, ho deciso di comprare questo Swiss Miss, che comunque sono, dovrebbero essere delle bustine di cacao, praticamente per fare la cioccolata calda, un po' come il nostro Chobar, ma rispetto al Chobar questo è diverso, perché il Chobar metti la bustina nel latte, giri con cura, aspetti che sia denso, e rispetto, secondo me, Chobar 10 a 0, proprio è molto molto più buono. Però questo è molto più semplice, perché si mette la bustina dentro la tazza, si mette il latte caldo, si mischia e praticamente è pronto. Il prodotto non è denso come Chobar, sarà liquido, però penso siano buoni anche questi. E queste sono, quante bustine? Non lo so, non c'è scritto quante buste ci sono, forse, non lo so. Vabbè, forse saranno 10 bustine, non lo so. Questi li ho pagati 5,90 euro, quindi, cioè, di Chobar ne avrei comprato 5 scatole praticamente, però vabbè. No, vabbè, io lo compro per la confezione, comunque, perché mi piace, cioè, vabbè, non è che sto andando sempre lì, l'ultima volta sono andata 3 anni fa, giusto per dire, quindi ci sta, dai, ogni tanto. Poi, allora, abbiamo preso questo, che in realtà è un acquisto che ha preso il mio ragazzo, e sono praticamente delle caramelline gomose, penso, famose americane, che non lo so, sinceramente io non le avevo mai viste da nessuna parte, però si chiamano le Rums e dovrebbero essere delle caramelle con vari gusti di frutta, e queste sì, penso siano tipo, sì, magari sono di quelle tipo capsuline, Jelly Belly, quelle lì. Queste le ho pagate 2,90 euro, quindi ok, dai, va bene, una confezione grandina, ce ne sono un bel po', ma questo ci sta, ok. Poi, allora, ormai io vivo a colazione di burro d'arachidi, io non vivo senza burro d'arachidi, io la mattina devo mangiare il panino col burro d'arachidi e la marmellata, quindi io acquisto burro d'arachidi sempre sempre senza finire, e quindi in questo caso ho voluto acquistare il burro d'arachidi che avevo già comprato la scorsa volta che sono andata, e in questo caso ho preso questo, che dovrebbe essere, io non so se lo leggo bene, comunque forse la marca è questa, dice così GIF, non so se si legge così, comunque questo è uno dei famosi burro d'arachidi americano per eccellenza. Secondo me il burro d'arachidi americano è buonissimo, e l'avevo già acquistato, mi piace tantissimo, mi trovo bene anche con quello della Lidl McKennedy, lo compro sempre, visto che c'ero ho preso questo, però ovviamente, cioè, rispetto a quello della Lidl che ho comprato ieri, e ho preso un barattolo da 650 grammi, quindi era enorme, e l'ho pagato 2,50 euro, questo l'ho pagato 7,90 euro, ed è praticamente
454 grammi, quindi però è ovvio che è così, quindi vabbè. Però è buonissimo, e quindi un altro acquisto. Poi, allora, poi abbiamo preso queste due caramelle gommose. In realtà ne abbiamo preso tre, ma una il mio ragazzo l'ha già assaggiata e infatti mi ha detto che non era così buona. Infatti ne ho assaggiato un po' anche io, non mi ha fatto impazzire, ed era praticamente alla mela. Queste due invece sono praticamente a un gusto misterioso, infatti c'è scritto mystery e chissà che cosa. Queste sono Laffy Taffy Candy, sono carine perché sono carine anche il modo, il packaging, come vengono, come, cioè proprio tipiche americane, qui non è che si trovano sempre queste cose, quindi le compri più che altro per l'originalità. E queste, se non sbaglio, 1,50 € l'una. E queste, quindi, dico, sono un gusto misterioso, quindi non si sa che gusto sarà. Ah, sono praticamente due gusti, forse da una parte un gusto, da una parte un altro, e poi una volta che le mangi capirai qual è il loro gusto. Vabbè. Poi passiamo alle bevande. Allora, abbiamo preso un po' di bevande, soprattutto perché il mio ragazzo va matto per queste bevande particolari. Io in particolare non me ne frega niente, io bevo particolarmente solo acqua, quindi non me ne frega niente. Però vabbè, le ho prese, ne assaggerò giusto un po'. E in particolare abbiamo preso, allora, una Fanta Pineapple, quindi Fanta all'ananas. Non so se in realtà la vendono, si può trovare anche in Italia, non lo so se si trova. Comunque, queste sono praticamente delle Fanta particolari che secondo me non si trovano qua facilmente. Comunque, boh, vabbè, la proviamo. Non mi ricordo quanto l'abbiamo pagata, forse 2,50 € l'una. E quindi abbiamo preso Fanta all'ananas, poi Fanta alla pesca. Sono molto carine, però poi vediamo il loro sapore in realtà. Poi caffeine free. Ah, senza caffeina. Questa cosa è buona, visto che io e la caffeina non andiamo d'accordo. E poi, ah, poi questa non è Fanta, questa è Welch's. Welch's, ma che ne so come si dice. E questa è Sparkling Grape Soda. Mamma mia, cioè non è una cosa proprio per me, io non la berrei mai. No, 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 allora dovrebbe essere una limonata con, non lo so, boh, vabbè. Ma già questo colore, no, sarà qualcosa all'uva, ma che ne so, no, no, non è cosa per me. Comunque il mio ragazzo va matto per queste cose, ok. E anche questa sicuramente l'abbiamo pagata 2,50 €. Poi passiamo alle ultime tre bevande, che sono di questo brand Calypso, famosissimo in America. Eccolo qua. Queste però secondo me sono molto buone, perché allora in particolare abbiamo preso questa che è Pineapple Peach Lemonade, no, Lime, quindi ananas, pesca e lime. Secondo me questa è buonissima, è fresca, sicuramente buonissima. Poi quest'altra è sempre Calypso, pesca e limone, quindi una limonata pesca. Eccola qua. E per concludere questo video, l'ultima, che è questo blu chimico, proprio così, Ocean Blue Limonata, quindi dovrebbe essere una limonata ai mirtilli, more, qualcosa del genere, così. Comunque il mio ragazzo è rimasto molto incantato dal colore, quindi la voleva assaggiare assolutamente. E anche queste, se non sbaglio, erano 2,50 € l'una. Guardiamo un po' per conferma. No, 3,50 € l'una, mentre la Fanta 1,75 € l'una. Vabbè, comunque, alla fine tutta questa è la spesa. Come avete visto, non ho comprato tantissimo. Sono più che altro bevande. Sono tre lattine, tre bottiglie, merendine, caramelle.
caramelle e cioccolata, 50 euro, sono un bel po', però vabbè, volevamo assaggiarle, volevamo provarle. E una volta dai ci sta, comunque mi piacciono queste cose americane, quindi non potevo assolutamente non prenderle. In particolare poi ho preso questo che dovrebbe essere il brand, cioè il nome del negozio. Niente, il video termina qui, spero che vi sia piaciuto questo genere di video e ci vediamo al mio prossimo video. Un bacione, ciao!